sarà finita. Io non riesco proprio a trovarla. Ma non potevate aspettare un attimo? Pronto, assicurazioni Plessidra? Ah sì, un attimo. Verrà la figa. Pronto? Sì. No, non ancora. Domani? Sì. Allora certo, Giorgio e Paolo vanno invitati, sì. Sì. Vabbè, fai tu, eh? Sì, amore, come fai te, va sempre bene. Mm? Metti una firma, per favore. Calcinare. Amore. Sì, vabbè, dici sempre così, ma sono già 10 caffè che mi devi, eh? Ti ho detto niente. E a te? Dicono che da Milano vogliono vedere le persone. Ma anche promuoverle. Bisogna giocarsi bene, Finotti. Lo dici a me o a te? Venga, dottor Vera, venga. Dottor Vera, ho visto i suoi risultati. Niente male, sul serio. Addirittura sorprendenti. Talmente sorprendenti che mi è venuto lo scrupolo di controllare. Per farla breve, mi risulta che ci sono almeno 5 pratiche liquidate da lei, devo dire nel migliore dei modi, che i clienti non hanno mai firmato né visto. Ci ha pensato lei a firmare, vero? So che lei lo fanno tutti in qualsiasi compagnia. Lasci perdere, Verra. Forse con la vecchia proprietà eravate abituati in maniera diversa, ma ora che vi abbiamo acquistato nuove cose del genere... Guardate un po' questo. Antonio Martello, mentre guida tra Agnella e San Benedetto Verbo la notte del 27 agosto 1950... Come mi sarà liquidato? Bravo. Dovevate pagare 2 milioni nel 55, una somma considerevole data l'epoca. Ma Martello non ha mai firmato. Perché non è caduto in prescrizione? Me lo sono chiesto anch'io. Ogni anno, dal 56 in poi, prima della scadenza, l'avvocato di Martello vi ha mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno per ricordarvi che non avevate ancora liquidato l'indennizzo. Sa quanto dobbiamo dargli in interessi composti? E meno male che me ne sono accorto. E che volete che ci faccia io? Pagare. Pagare. E subito. Col deficit che si ritrova alla Clessidra, 2 o 3 case all'anno del genere, e dobbiamo chiudervi. Altro che ristrutturazione. Ma non abbiamo un agente là. E dice competenza, che c'entro io? Le piace questo ufficio?
Appena me ne torno a Milano, lei potrebbe sedersi al mio posto. Da direttore, intendo dire. Dipende da chi? Dalla pratica martello, se preferisce. È stata 35 anni in un cassetto. È ora di liquidarla, no? Anche perché in caso contrario sarei costretto a, diciamo così, allontanarla dall'azienda. Se poi non lo considero un incarico alla sua altezza, è sempre libero di rifiutare, si intende? Libero. Un attimo, dimentica questo. Gli dia un'occhiata. Non credo che potrebbe trovare di meglio in qualsiasi altra compagnia. Allora, l'hai letto il contratto? Com'è il contratto? Ma potevano offrirmi di meglio. E perché non li mandi a cagare? Una cosa per volta. Senti, per domani sera ho ordinato fonduta con tartufi. Dici che a Giorgio piacciono i tartufi? Dai, questo non lo chiude la testa. Congiunto. Le piace questo ufficio? Appena me ne torno a Milano, lei potrebbe sedersi al mio posto. Da direttore, intendo dire. Dipende da lei. O dalla pratica martello, se preferisce. Niente, questo è pan cibernetico. Questi sono i sogni della società che cambia. Ti è andato il contratto? Vabbè, tra un po' tocca anche a te, vedrai. Non possono farti fuori con tutti i clienti che hai per le mani. Ma a me non importa tanto. È un'altra offerta? No, è che a me... Sai, non te l'ho mai detto. A me piacerebbe suonare la fisarmonica. La fisarmonica? Fino a te sei fuori di testa. Può darsi. Ma guarda mio cugino Carlo. La sera e la settimana in discoteca, il matrimonio la domenica, d'estate le feste, si fa 2 milioni al mese. Mangia e beve sempre gratis e si diverte come un ragazzino. Perché no? Che vai a fare per l'ormo? Cliente. E qui. Guardalo lì.
Dice di non avere i soldi per finire il capannone. Intanto si accontenta di due palazzi al mare, una villa a Monte Carlo, 9 telefoni portatili. Chissà cosa se ne fa. E come se l'è fatti? Ma che ne so. Magari rapisci i bambini. Ma vorrei che finissi anche tu così. Come torni a casa? C'è un pullman alle 10. Ah, Finotti, dammi retta. La fisarmonica suona la domenica, eh? È stata 35 anni in un cassetto, è ora di liquidarla, no? Anche perché in caso contrario sarei costretto a riesaminare certe pratiche e, diciamo così, ad allontanarla dall'azienda. Allora? Allora cosa? Come cosa? Che lo dice di Antonio Martello? Le raccomandate le mandate lei, no? Sì. E allora? Dottor Verra, io ne so poco o nulla di questa faccenda. Nel 50 avevo 13 anni. Mio padre curò la pratica e io mi sono limitato a seguire quello che lui faceva e la volontà del Martello, naturalmente. E lei che lo vede ogni anno non si è mai preoccupato di chiedergli perché continua a rimandare? Beh, è suo cliente, no? Cos'è? Gli fanno schifo i soldi? Cioè, non mi sono mai preoccupato, e nemmeno voi del resto. Guardi, credo che le convenga parlare con il signor Cavaniero, l'agente liquidatore del 55. E siamo sicuri che sia ancora vivo? È ovvio. Dove crede che la mappa? Il cimitero. Dottor Verra, qui forse c'è qualcosa che la può interessare. Questo è Martello. Io l'ho visto sempre soltanto in fotografia. Lui con me si fa vivo per lettera e non ho mai avuto bisogno di cercarlo. È questo? No, è questo. Questo è mio padre. Forse potrebbe dirle qualche cosa di più, ma in questo caso bisognerebbe veramente andare al cimitero. Per lettera. Ma sa dove abita almeno? No. E non ha parenti? Lo domandi al cavaniero. Va bene, faccio vedere la lettera almeno. No, non posso, è un mio cliente. Non so se mi spiego. Signor Cavaniero? Sì. Signor Cavaniero? Sono io. Sono il dottor Vera della Clessidra. Buongiorno, avrei un paio di cose da chiedere. Questione di denaro. Ma è urgente. Te l'ho detto, 2 minuti. Lei si ricorda il caso di Antonio Martello di San Benedetto Bello? Ecco, me ne ricordo. Ma non avete niente di meglio di cui occuparvi? Lei non si preoccupi, lo sa che la pratica è ancora da liquidare, vero? Lei li ha letti i miei rapporti? Sì, ho letto che lei non ha mai contattato questo Martello. Balle, si vede che non gli hanno fatto leggere tutto. Non gliel'hanno raccontato dei pallini che il fratello mi ha ficcato nella borsa? E di quella volta che mi sono beccato una badilata nel vetro della 609. Ma che c'entra fratello? Non le hanno nemmeno detto che Antonio nel 51 è sparito. Come è sparito? Sparito e nessuno sa dove. E nessuno sa. Pazzesco, non ci posso credere. Un suo diritto. Senta, guardi, la nuova proprietà, vuole solo pagare. La nuova proprietà, li conosco, quelli che credono di sapere tutto. Per fortuna che mi hanno mandato in pensione. Vabbè, questi sono affari suoi. Io devo liquidare e basta. Non le valgono i soldi. Lasciate rischiare. E le lettere, allora? L'avete trovate. E non ne sa niente? Io no. Ma mandarle è un diritto anche questo. Lo sa che mi ha dato proprio un bel aiuto. La ringrazio, guardi. È stato un piacere. Sono Vera, da Miss Schiller. Fa lo stesso, digli che sta tornando.
sto per cazzo qui! Hai te che il barbo! Sì, sono Cesare Verra, sono andato fuori strada. No, è la macchina che non sta bene. Lasci perdere l'avvocato Bosco. Ma cosa credevate di fare nascondendo i rapporti di Cavagnero? L'avete preso per un bersaglio, non sono mica un imbecille. Ah, sono storie vecchie. Allora perché non ci va lei a farsi impallinare da quel contadino? Potremmo andare a Finotti allora. Forse lui ha più pazienza di lei. Ah, vuole affidare la pratica a Finotti? Beh, io non ho mai detto di non volermene occupare. Questo mi fa piacere. Si ricordi quello che abbiamo detto ieri? Non è una minaccia, è una promessa. E a me piace mantenere le promesse. Sì, sì, vabbè, vabbè, ci proverò. A presto. Antonio Martello, mentre guida tra Niella e San Benedetto Belbo la notte del 27 agosto 1950, finisce con la macchina in uno scavo della ditta Morra di Castino, vostra cliente. La moglie, Fulvia Gariglio, muore sul colpo. Non ci fu dubbio che l'incidente fosse da imputarsi all'incuria nella segnalazione dello scavo. Che ci posso fare, signore? Chiedi scusa per me, che vuoi che ti dica? Sì, mi dispiace. Basta adesso, eh? Io mi sto giocando il posto. Sì. Sì, vabbè, ti chiamo domani, sì. Salutami Giorgio, eh? Ciao. Ciao, ciao, amore. Simone, mi manchi, sai? Simone? Mi dispiace, ce l'ho solo gasata. Scusi. Che c'è? Si sente male? No, non è niente, passa subito. Ma sicura? Sì, sì, è che quando vedo il vino rosso colare mi sento male. Ma come? Non sai che fa? Quando ero bambina ho visto i tedeschi fucilare i partigiani e poi caricare i cadaveri su un carretto pieno duro. E collava tutto. Le cambio subito la tovaglia. No. Senta, riconosce Martello? Sì, perché? Così solo si sa chi sono. Certo che lo so. Ma lei è delle tasse? No, lavoro per una compagnia di assicurazione. Stessa cosa. La famiglia Martello è una famiglia come le altre. Uno come lei farebbe bene a rivolgersi al parroco o al segretario comunale. La Repubblica. Ho capito, arrivo solo alle 10 con la posta. Ah,
Ah, sa dove abitano i Martello? Chi cercava? Antonio Martello, suo fratello Sebastiano. E lei chi è? Sono Cesare Vera delle assicurazioni Clessidere di Torino. Vostro zio aspettano dal 1955. Non c'è bisogno che ci fai vedere niente. Vedi, a me basta solo che voi mettiate una firma. A me basta solo che ti togli dai coglioni. Antonio Martello non abita qua, non sappiamo dov'è. E tu te ne vai prima che ti ficchi quelle carte su per il culo, è chiaro? Gliel'avevano detto di venire prima a parlare con me. Devi risparmiare le paternali se non le dispiace. Piuttosto che cosa sa dire sui Martello? Guardi, non ci caverà un ragno dal buco a parlare con loro. Dia retta a me, lasci perdere. Ma no, guardi, è lei che deve dare retta a me. Ah, ma da dove viene lei? Con un cognome così lei non viene mica da Torino. Ma certo che vengo da Torino, mi faccia perdere tempo, per favore. Ah, no, no, per carità, sono a sua disposizione. Cosa sa dirmi su Antonio Martello? Magari non ne sa niente. So quello che sanno tutti. Cioè, che è sparito, ma che non è morto. E come fate a esserne sicuri? Beh, le tasse le paga e ogni anno fa dire una messa alla moglie. E questo voi l'avete, è pazzesco. E non l'avete fatto cercare dai carabinieri? Ma cercare per cosa? Male non ne ha fatto. E chiunque ha il diritto di sparire, mi pare, no? Anche se deve tascare 300 milioni, ma... Anche... Ma questi non sono mica affari. È pazzesco, non vado a vedere. Poi parlano della Sicilia. Ah, bella, bella, lei la fa troppo lunga. Si vede che lei esce poco da Torino. Mi faccio il piacere, grazie. Glielo faccio sentire, se si accomodi. E buongiorno, eh? Io sono più curto. Ferro in direzione? No. Tanto sono già sveglio. Per favore, non siamo al bar, ma proprio non vuole darmi retta.
Non facevo niente di male, non la faccia lunga. Buonanotte, lei ce la sta facendo lunga, ma cosa spera di trovare qua dentro? Quello che non mi vuol dire lei. Cazzo, da qualche parte dovrò pur cominciare, e no? Comincia a uscire di qui, intanto. A proposito, lei non è mica il parroco, che ci fa in chiesa? Senta, giovanotto, non mi faccia perdere la pazienza. Non mi ha risposto. Vada. Se glielo dico, poi esce? No. Sono 40 anni che le chiavi della chiesa le tengo io. E stia bene, dottore. Ah, buongiorno, brigadiere. Secondo, signor dottor Verra, scusi se l'ho fatto attendere, ma la macchina era una schifezza. Allora, dottor, io ho controllato il fascicolo del mantello, ma è tutto regolare, sì. E non ha trovato niente? Sull'incidente? No, per carità, quello se ne andava tranquillo, tranquillo a San Benedetto. Dietro la curva ha trovato una buca e c'è caduto dentro. La poverina della moglie è deceduta all'istante. E la ditta che aveva costruito la buca? Sì, lo so, era la nostra cliente. Allora, è tutto qui, è tutto regolare. E su Antonio Martello? Ma sai, era un partigiano. Chi dice che era un eroe, chi dice che era una testa calda. Ma perché, che ha fatto? Ma questo non lo so, non ci sta scritto. Però ho qui qualcosa proprio per lei. Dia un'occhiata, guardi, guardi pure. E dove sono finiti gli oggetti che si vedono nelle foto? E quelli li ha presi Martello. Ma ci deve essere un elenco di tutto proprio sulla copertina, vede? Sì, sì, sì. Grazie. Contratto vendita terreno. Mi hanno detto che mi cercava. Sono Nello Baldini. Sono Bill. Cos'è, americano? No, 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 per carità. Bill perché comandavo gli azzurri a Castino. Ah, faceva l'allenatore. Ah, gli azzurri. No, i partigiani fedeli a Badoglio. No, io pensavo gli azzurri fossero solo quelli della nazionale di calcio. Senta, mi sa dire che sta succedendo. Mi mandano per pagare 300 milioni e mi trovo un tipo che è scomparso e nessuno sa dov'è. Una famiglia da Medioevo e un paese che ci goda a dirmi di lasciar perdere. Io capisco se fossi venuto a riscuotere, ma cazzo, sono venuto a pagare. Lo so. Anche io all'inizio ho faticato a capire. Sai, io sono sbandato su queste colline dopo l'8 settembre. Sono stato con l'esercito fino all'ultimo, ma avevo 18 anni e ero un pivello. Se provavo a tornare a San Casciano, mi ritrovavo in Germania in un battere d'occhio. Vede, lei deve cercare di capire questa gente. Per loro lo Stato, i burocrati, quelli con le carte in mano, sono una manica di ladri. E chi gli può dare torto? Chi l'ha mandata? C'è già stato sul Belbo. Poca acqua. Ma dentro ci si sono ammazzati molti per la vergogna. Allora vuol dire che Martello... Mai detto questo. Vuole che ci vada io allora sul Belbo? È già stato a caccia. Domani mattina, eh? Le farebbe piacere venire? Alle 6:30 qui. No, le porto un paio di stivali e una cacciatura, non posso venire conciato così. Ciao, non sono in casa. Il numero dello studio è 546765, l'orario 10:18. Se mi volete lasciare un messaggio, parlate dopo il segnale pubblico. Non so se torno. Vorrei... te. Merda. L'aria fredda che viene dall'Artico condiziona il tempo di mezza Europa, Europa settentrionale, ma anche Europa centrale, fino alla Spagna settentrionale, fino alla Francia, le nostre regioni settentrionali. Questa mattina alle ore 8... Sono grado, sono 0, sono 1 grado a Monaco di Baviera, e sono andati a lavorare con 2 gradi e i parigini non stavano meglio, certo 4 gradi.
Sono contenta che sia venuto. Ma di notte non è a casa. Che dici? Non gliel'ha detto Bill di venire? Sì, in un certo senso. Ma come fa a sapere di Bill? Ah, ha messo tu il biglietto. Ma era ora che qualcuno mi spiegasse qualcosa. Cazzo, mi deve essere addormentato. L'ho sentita arrivare stanotte verso le due. La cascina è proprio lì dietro. Senti, ma perché mi dai del lei? Perché vengo da Torino? Anch'io vengo da Torino. Ah. Studio lingue. A novembre ci torno. D'estate aiuto i miei per ripagarli di quello che mi danno. E come ti chiami? Giuseppina. Pina. E perché mi volevi vedere? Per scusarmi di Filippo, mio fratello. Non è colpa sua. Beh, a dire il vero, non è colpa di nessuno. È che da queste parti si nasce diffidenti. Volevo che il comandante glielo spiegasse. So mica se c'è riuscito. Sai che ci sono nata, faccio fatica. Senti, dov'è tuo zio? Piacerebbe saperlo anche a me. È tardi, devo andare. Senti, ma dove vai? Dove cazzo? Merda la caccia. Guardi, sono mortificato. Non si preoccupi. Sarei stato più deluso se l'avessi trovato che dormiva. Non mi dica che ci ha trovato compagnia per la notte. No, sono andato a vendere assicurazioni. Corra attorno a questo boschetto. Arrivato alla fine si fermi e stia lì finché non la chiama. Dai, vada! Mi raccomando, non si muova, anche se sente i cani! Tutto bene, Vera? Birba, andate qua. Va bene se la lascio in piazza? Benissimo. Come vanno le sue ricerche, Vera? È andato sul Belbo? Pina le è stata d'aiuto? Perché non vogliono i soldi? Si spaccano il culo tutta la vita e poi non... Vede, per gente come il Martello c'è una specie di legge da queste parti. Qui la terra che rendono è tutto, è l'unica ricchezza vera. Chi l'abbandona è come se tradisse. Ma è vergogna. Insomma, non tutti la pensano così, ma per chi ci crede è legge. Ma non è che lei ci piace un po' con la retorica? La vergogna, la legge. A me sembra solo uno stupido orgoglio. Può darsi. Ma se vuole ottenere qualcosa, anche lei deve cercare di capire. Lei l'ha conosciuto, Martello? Sì. Era sotto di me a Castino. Poi andò a comandare una formazione a Seralunga, l'ho perso di vista. E che tipo era? Gran soldato. Cioè, aveva nel sangue, ci credeva. Si faceva chiamare Combi, come il portiere della Juventus, perché diceva che dalla sua parte non sarebbe passato nessuno. È sicuro che sia ancora vivo? Nella vita non si può mai essere sicuri di niente. Cosa le prende, Vera? Non le è piaciuta la caccia? Non mi piace farla prendere. Come la prende? Lasci perdere. Grazie per la mattina. No, tenga, le sta bene. Mi dia retta, Vera. Cambi il registro. Se no.
Dottor Vera, c'è un telegramma per lei. Non c'è bisogno che le faccia il letto oggi, vero? Ho saputo che mi ha cercato in chiesa. Ha detto che l'avrei trovata qui. Ci sono nato, sa. Bello, peccato. Le case sono un po' come l'anima. Per salvarle bisogna pensarti in tempo. Infatti qui costruiscono le ville. Mentre le nostre case si cadono addosso. Il mondo va avanti. Dipende da che parte si guarda. Senta, mi scusi se vengo subito al sodo. Io immagino che l'abbiano detto perché sono qui. Già. Vorrei un chiarimento. Dica. La defunta signora Martello è sepolta qui al paese di lui. Però sulle lapidi risulta sempre essere Gariglio, mai Martello. E sono sempre i genitori di lei a compiangerla, mai il marito. Dottore, non si faccia cattive idee. Quasi buona gente. E a scavare nelle vergogne altrui c'è poco da guadagnarci. Quali vergogne? Io tanto. Ma parlate italiano o no? Senta, a me interessa soltanto raggiungere questo Martello e chiarire la questione. E allora perché fai il poliziotto? Perché invece di aiutarmi a trovarlo, sembra che tutti ci tengano a tenerlo nascosto. E poi si tratta di 300 milioni senza padrone, insomma, non so ne se io mi spiego. Lei cosa ne sa della guerra? E qui c'è stata soprattutto guerra di partigiani. E c'erano pochi contadini fra loro. La terra. Capisci? E Martello non volevano che Antonio si andasse. Ma lui... Sì, lo so, ha fatto il partigiano. L'anno dopo si sposò con la Gariglio, che aveva conosciuto ad Alba. Però abitavano via, a Corte Emilia. A lui i campi gli erano diventati stretti. Aveva comandato, capisci? Di tornare a San Benedetto a fare il servo del fratello maggiore non ci pensava nemmeno. E a Sebastiano non era mai andata giù. Vede, i Martello non avevano tanta terra, ma due bracci in meno sono sempre due bracci in meno. Ed era già sparito allora? No, venivano su una volta all'anno, il giorno dei morti, lui e la moglie. E dopo l'incidente? Torno qui per un po' a vivere con il fratello, ma era cambiato. Non era più lui. Ma lei voleva sapere delle lapidi. Lei l'ha seppellita qui per un impegno preso a nozze. Ma i Gariglio non l'hanno mai perdonato. Perché lo sospettavano di qualcosa? No, mai. Il fatto è che i Gariglio erano gente di fede. Antonio invece si era messo a fare il mangiapreti. E secondo lei perché se n'è andato? Non aveva più niente. Allora questi soldi che l'arrivano per farti rimessa? È il fratello che gli porta i soldi. Ci sono progressi. No, non l'ho ancora trovato. Ma forse una speranza, sì. Ma è ovvio, farò il possibile. Sì, mi farò vivo. Il contratto? Ah, è mio. Ottimo, sì. Sarebbe ottimo. Senta, ho perso il portafoglio.
bene, sì, grazie, l'albergo va benissimo. Sì, sì, certo, ce la metto tutta. Che con tutto questo tempo libero domenica torna a caccia. Ah, allora le è piaciuto, mi fa piacere. Sai, in genere i giovani. No? No, domenica non si può, sono immorti. Porta male andare a caccia. È superstizioso, eh? Quanto basta, sì. È la legge. Si può? Avanti. Scusi, Donino, la disturbo. No, ma lei vuol proprio vendermi una polizza? No, volevo chiederle qualche altra cosa, se lei è d'accordo. Allora mi dia una mano. Senta, lei sa come si mantenesse Antonio Martello? Lei ha la testa dura, sa? Perché Martello hanno venduto la terra? Non l'hanno venduta. Solo Antonio ha venduto la sua parte. E quanto montava la vendita? Mi ha preso con un computer. Ma il punto è un altro. Sebastiano quella terra la lavorava, gli dava da vivere. Non so se lei può capirlo. Valeva ben di più del suo prezzo. Le posso fare un'ultima domanda? Sentiamo. Il 27 agosto è festa? No. I morti non cadono mai d'agosto? No, lo so, anche un bambino. Grazie, Donino, faccio tardi un appuntamento. Aspetti, non abbiamo ancora finito. Di tempo per trovarmi. Beh, pensavo mi volessi vedere in un posto più tranquillo, non immagino. Qui non viene più nessuno da un pezzo. Hanno chiuso le scuole, non ci sono più bambini. Intellettuale in vacanza, eh? Devo dare letteratura americana. Si può sapere che vuoi? Sei l'unica di questo paese che... Perché non te ne vai? Ma che tu ti ci metti? Io non le palle piene di gente che dice di andare. Sto rischiando di perdere il lavoro. Il mio capo sarebbe solo che felice di mandarmi a spasso e strapparmi il contratto in faccia. E qui manderebbe qualcun altro. Magari quel coglione di Finotti. E chi è Finotti? Un bravo Cristo che non sa da che parte va il mondo, come voi. Però sei testardo, come noi. Quanti esami ti mancano? 3. Sono 2 anni fuori corso. Tu? Io cosa? Da quanto tempo fai questo lavoro? Poliziotto? Dall'altro ieri. Cosa volevi sapere? Facciamo dei passi, dai. E cosa facevano? Chi? I tuoi nonni. La campagna, avevano delle vigne, poca roba. E tu? Niente. No, io in genere vado al mare. Cretino, intendevo lavorare. Ma me l'hai vista le mani? Se ti sente mio padre, ti manda a vangare per un mese. Già. A proposito, l'hai mai visto tuo zio? È per questo che sono qui. E a casa non ne parlate mai? A mio padre non piace che si parli di suo fratello. Il me l'ha parlato. Mi piacerebbe però. Ma a tuo padre piaceva zia qui? Ma cosa ti salta in mente? No, mi hanno detto che dopo sposato tuo zio veniva poco a San Benedetto. E allora perché venivano qui quella notte? 27 agosto, mercoledì, nemmeno di festa. Io non c'ero. Ma sai che tuo padre lo odiava perché gli aveva venduto metà della terra? Tuo zio è ancora vivo. Che cosa state nascondendo? Non lo so, non lo so, non lo so.
Fate arrabbiare. Ti piacerebbe. Certo che mi manchi, sì. Sì. Guarda, scusa, devo andare adesso, ti chiamo domani, va bene? Ci sentiamo. Ciao Simona, ciao. C'è niente di male. Perché sto stronzo non sa l'inglese? È tutta invidia la tua. È ora di finirla questa storia dello zio. Antonio non era proprio. Sì che lo è. Perché non vi parlate più? Perché non volete dire dov'è? Non parlare così a tuo padre. Parlo come voglio. Questo è tutto quello che sapete dire, vero? Voi a te si accendi la TV. Dume, dumine, stratine, sei bra, son camina mie, son camina mie. Dume, dumine, stratine, sei bra, son camina mie, per porta parà. Ciao! Non me l'aspettavo proprio che lei fosse anche il dottore. Da 30 anni. Per le cose le passerò molto sulla schiena. Cosa aspetta andarsene? Proprio lei me lo domanda. Lei almeno vive nel presente, perché non se n'è andato? Cos'è? Le piace il panorama? No, la poesia non c'entra. No. È che qui in fin dei conti il presente è un concetto relativo e non so se mi spiego. Sarà. Ma guarda, io sono il tipo che si lascia sbattere fino a un certo punto, poi. E con te non ho ancora finito. Allora, Martello, volevi parliamo qui, andiamo dentro. Dillo un po' te a questo qui che non viene qui da me a dirmi cosa devo fare. Non cominci, Martello. Lo sai che siamo quasi nel 2000, no? La televisione ce l'ha anche lei. Dov'è suo fratello? Cosa veniva a fare qui quella notte? Perché non ritira i soldi dell'assicurazione? Glielo dico io il perché. Perché non c'è più nessun Antonio Martello. E se vuole le spiego anche com'è. Lei sapeva dello scavo dietro la curva. L'ha chiamato con una scusa qualsiasi e poi ha tolto le segnalazioni. Solo che ci ha lasciato la pelle lei invece di lui. Ma in fondo poca roba, no? Una di città. Ma il problema rimaneva, vero? La legge è legge, la terra non si tocca. Così 6 mesi dopo lei l'ha fatto fuori e ha detto a tutti che se n'era andato per il dolore. A un suicidio non avrebbe creduto nessuno. Adesso gli fa dire le messe, gli paga le tasse, così per tutti lui è vivo. Tolga la mano. Se non le importa di avere 2 braccia in meno. Lo sa che quel pazzo di suo figlio mi ha quasi sparato addosso? Io ci metto 10 minuti a fare la denuncia. Dicono che qui la terra puzza di morte per le vite che si è presa. Ma è nostra e non si tocca. 2000 non 2000, tu fino a lì l'hai capito. Ma per il resto, sai dov'ero quella sera?
dal parroco a chiedere consiglio su come parlare a mio fratello, che gli era venuta la malattia dei soldi e ne voleva sempre di più. Fulvia era una brava donna, solo che si era innamorata di quel balordo di mio fratello perché aveva fatto l'eroe. Troppo facile per lui. È troppo facile anche per te venire qua a accusare la gente. Lo sai che ogni anno fa mandare una lettera perché la pratica non cade in prescrizione? A me sto finocchio profumato mi ha rotto il cazzo. Perché non volete dire dov'è? Dopo quello che ha fatto. Rompi coglioni di merda! Ma che ha fatto? E allora vai te a chiederglielo. E facciamola finita con sta storia. Perché mio figlio a me mi serve qua nei campi, non in galera. Sono 180. Ha ritrovato il portafoglio? Ma chi? Cristo, mi sono rimaste 20.000 lire. Certo che al giorno d'oggi con 20.000 lire si fa poca strada. Arrivederci. Arrivederci. Se le serve un'assicurazione si ricordi di me. Ma tu hai mai creduto che mio padre... Mai. Nessuno l'aveva mai trattato così. Senza la firma di Antonio nessuno può incassare. Se tuo padre l'avesse fatto fuori non avrebbe mandato le lettere. È assurdo. È la prima volta in vita mia che sudo così tanto per pagare. In genere facciamo esattamente il contrario. Senti, sono quasi le 6. Forse è meglio se da tuo zio ci andiamo domattina. Hai dei soldi con te? Avrò 20 o 30 mila lire. Merda, sono a secca anch'io. Vedrai, in qualche modo ci arrangiamo. Sì, e come lo paghiamo un albergo a Cuneo? Magari vendiamo i tuoi compact, no? Ma ce l'hai, ragazzo? L'ho piantato 3 mesi fa. Anch'io. Allora siamo pronti per il circolo del cuore solitario. Senti, ma tuo padre era un fascista. Perché? Lo so che ce l'hai con i miei. Sono duri, ma per mandarmi a studiare si sono spaccati la schiena. E che fai, è finita l'università? Cos'è l'altro interrogatorio? Cerco lavoro dalle mie parti. Forse vado a fare scuola alle medie. Ma come fai tutta questa fatica per poi tornare là? Perché non lo devono sapere l'inglese delle langhe. Ma dai, sarei mica anche tutti l'idea che la terra è sacra e non si tocca. Considerando tuo fratello, sarete in 3 a pensarla ancora così. Vuol dire che siamo in 3 ad aver ragione. E mio fratello l'ha scelto lui di stare dov'è. E non credere che sia più scemo di te soltanto perché puzza di stalla.
Guarda, non le volevo insultare. Lo so, ma questi discorsi mi fanno incazzare. Niente, ti stavo coprendo. Ti muovevi tanto. Ma che ci fai in piedi? Non riesco a dormire, forse a letto, lo so. Sono successe talmente tante cose. Ma perché? Senti, sei sicura che tuo zio abiti qui? Non è che tuo padre ha sbagliato indicazioni? Figlia di Sebastiano. Non me l'aspettavo che uscisse così bene da mio fratello. All'università, studio lingue. Mio fratello lavora con mio padre. Ah, Filippo, ti somiglia? È molto tempo che vivi qui. Ho proprio perso il senso dell'educazione. Volete qualcosa da bere? Non fate complimenti. Dimmi, Vito Moroso, come si chiama? Non lo è. Come non lo è? E allora cos'è? Il tuo autista? No, mi chiamo Cesare Verra, sono venuto con Pina per una questione di lavoro. Non sarà mica un cacciatore? È un assicuratore. Non è vero. I miei non volevano dirgli dove eri. A dire la verità non lo sa nessuno, il paese non lo sapevo nemmeno io. Però lui è uno che non si ferma mai. E cosa vuole da me? Senta, a me dispiace doverle ricordare un momento della sua vita così triste, però è dal 1955 che le aspettano i soldi per l'incidente. Sono venuto a farle firmare la pratica, la nostra compagnia vorrebbe liquidarla.
dottore me l'ha detto. Tanto di più non duro. Ci penso sempre, sai. L'ultima volta che ci siamo visti con tuo padre non ci siamo neanche abbracciati. Lo sapevamo che era l'ultima, sì, sì, ma ci siamo comportati da veri martello, non una lacrima. Sai, io ti chiedevo sempre di te e di Filippo nelle mie lettere a tuo padre, ma lui, niente. Ce l'ha ancora la morte con me. La colpa era mia, certo, chiaro come il sole. La guerra ci aveva cambiati tutti dentro. Quando Fulvia è morta, mi è crollato tutto addosso. E allora sono venuto qui e non ho più voluto saperne niente. Sebastiano me l'aveva detto dell'assicurazione. Ma io speravo che ve ne dimenticaste. Ma allora perché lei... Metti l'acqua sul fuoco se non sei capace. In fondo era facile trovarla. Nessuno mi è venuto a cercarmi. Lasci da fare che la scena è quasi pronta. È così che fanno le donne moderne. E non è nemmeno la mia. E non le è mai venuta voglia di andarle a trovare. E ha di cose da dire questo qui, eh? Gli hai dato abbastanza coperte? Se non gli basta la pazienza. Vedi un po'. Come Sebastiano adesso. Come padre, voglio dire. Lavora tanto. È un po' l'antica. Non voler alienare i nostri erano anche peggio. Se c'è un rimorso che ho nella vita, è quello di non aver avuto figli. Nessuno a cui poter insegnare quello che avevo imparato. Ma tu fai bene a darti un'educazione. A me mi ha rovinato la guerra. Se no anch'io andavo al liceo, a Alba. Perché non hai foto della zia? Non ce la facevo. Ho visto morti di tutti i tipi in guerra. Ma almeno si sapeva perché. Fulvia era una donna magnifica. Pina, perché sei venuta anche te? Per conoscerti. E non ti interessa sapere perché da 40 anni sono qui? Avrei avuto le tue buone ragioni. Guardi, hai dormito bene? Per più tardi se ne va, andiamo a fare una passeggiata. Va bene. C'era anche lei? No, no, quelli erano proprio eroi. Perché? Che hanno fatto? Hai ancora voglia di camminare? Io vado un po' più in su se non ti dispiace. No, no, vai pure.
con su te. Sono stato preoccupato. Bene. Le piace mia nipote? Lei la si dà per vinto, eh? Tu c'era Galimberti? Come fa a saperlo? Il nome della mia via. Boh, però mai. Ne parla un poco a tutti. Gli dà fastidio persino pensarci. Fatti con la targa. Tanta retorica per non parlarne più. Non so neanche se i suoi figli verranno a saperlo. Che cosa? Ma che abbiamo fatto una guerra civile, mica uno scherzo. Sì, lo so, però vede, a me ti ci incapire, partigiani. Quanti anni ha? 30. 30. Io a 30 anni mi sono fatto monaco. Da allora non ho più toccato una donna, ci pensa. Vera, lei è convinto che ci sia qualcosa sotto questa storia dell'assicurazione, non è vero? Allora, quando è finita, avevamo i fucili, le donne. La gente ci rispettava. I vecchi padroni avevano paura di noi. Avevo 22 anni, si rende conto. Poi abbiamo dovuto mollare i fucili. Le donne si sono sposate. I vecchi padroni sono tornati. Tutto come prima. Io avrei dovuto andare in fabbrica a Torino, ma non era certo per quello che io mi ero fatto sparare addosso. Dammi una sigaretta. Fulvia era la mia donna durante la guerra. Era sfollata a Alba. Ero innamorato da sempre. Volevo farla felice, darci una casa, avere figli, mettere su un negozio per lei. Ma non potevo certo portarla a San Benedetto. Allora fare la terra voleva dire fare la fame. Soldi non ne avevo, solo terra. Allora ho venduto la mia parte. E Fulvia me la sono presa. Quando anche quei soldi sono finiti, ci ho rimediato a mio modo. Ci siamo messi in sei. Tutti ex. I meglio di Ceva e Alba. E la notte noi partivamo. E andavamo in Liguria a beccare i ricchi, quelli che fino al giorno prima erano stati fascisti. E lì ci facevamo pagare gli arretrati. Sì, questo l'avevo più o meno capito. Dama, l'aveva capito anche Fulvia. Ha voluto che restituissi i soldi della terra a mio fratello. E io ci sono andato in bestia, ma la volevo troppo per perderla. E così siamo partiti. Per andare da Sebastiano. Io guidavo forte, litigavo. Ero come impazzito per la paura che mi lasciasse. Non me ne sono neanche accorto. L'ho uccisa così. Uccisa? Vivere con rimorso è peggio che morire. Io quei soldi lì non li volevo. Sarebbe stata la prima volta che mi pagavano per aver ucciso. Sapevo che neanche mio fratello li avrebbe mai toccati. E volevo rinunciarci. Ma fu Bosco a farmi cambiare idea. Non lo conosceva bene? E come? Era un ottimo avvocato, Bosco. Pessimo partigiano, se la faceva sempre addosso. Mi disse una frase che non mi dimenticherò mai. Mi disse, Martello, perché far felice l'assicurazione? È un peccato gettarli quei soldi. Domani potrebbero far comodo a qualcuno, tanto loro ne hanno già tanti. Voglio che vadano ai miei nipoti. A patto che non se ne vadano anche loro. Sa che Pina vuol vivere nelle Langhe? Lo sa che nel 48
San Benedetto ha perso 100 abitanti su 500. La pace ci aveva tolto quello che neanche la guerra era riuscita a fare. Basta non essere vigliacchi, per tutto lì. Dov'è mio zio? È andato a pisciare. Ti ha detto qualcosa? No, abbiamo parlato di quando era partigiano. Signor Antonio? Senti, vai tu dai carabinieri che sei della famiglia. Io resto qui se non ti dispiace. Non vorrei coinvolgere la ditta, capito? Allora? Domani mattina viene il carro sulle per prenderlo. Che giorno è oggi? 2 novembre. Si sarà dimenticato di mettere la data. Che cos'è? Ci è mancato poco che non riuscissi a firmarla. Te l'hai riportata dietro. Non ti ho detto niente prima perché sai, i carabinieri. Ma chi vanno? Gli eredi. Magari adesso ti promuovono anche. Sì, forse mi faranno direttore.
Sei contento? Tanto era tutto quello che ti fregava, vero? Sono contento per tuo zio, era quello che voleva lui. Che cosa ne sai tu? Tu saresti stato contento se fosse morto senza firmare! Sarebbe stato un peccato accettarli. Combi. Combi. Via! Non lo so, è come quando da piccolo vai a confessarti. Ti prende paura e non sai perché. Io me lo sono chiesto un sacco di volte. Nel nome dell'interesse di chi? Ma erano quei soldi che nessuno voleva. Ma c'è sempre un prezzo per tutto e per tutti. Ma se io adesso penso a gente come tuo padre e tuo zio. Come si chiama la tua ragazza? Mi dispiace per quello. Ti ho chiesto come si chiama. Simone. E scopa bene. Pina, per favore. Ti ho chiesto se scopa bene. Chi ti credi di essere? Ti ho visto a San Benedetto quando mi facevi l'interrogatorio. Ce l'avevi negli occhi. Non te ne fregava niente di nessuno. C'eri solo tu. L'altra notte non mi sarei stupita se mi avessi chiesto come scopavo prima di provare a farlo. Gente come voi non compra niente a scatola chiusa. Tu prendi tutto. Ma non è niente, nemmeno te stesso. Mi fai pena. Non sei nemmeno un bravo Cristo. Sei solo un assicuratore, nient'altro che un assicuratore. Non so perché, però piacevi a mio zio. Come? Mio zio mi ha detto che gli ricordavi lui da giovane. Senti, fatti viva quando vieni a Torino.
Le piace questo ufficio? Appena me ne torno a Milano, lei potrebbe sedersi al mio posto. Da direttore, intendo dire.